Perbacco che Taranto, una iniziativa, una rassegna, una sagra enogastronomica che ha suscitato parecchie polemiche e ha prodotto il risentimento di Confcommercio Taranto. Siamo con Salvatore Cafiero, presidente della delegazione Borgo, appunto, di Confcommercio Taranto. Ecco, Cafiero, cosa non avete gradito, per così dire, di questa iniziativa? Quali le ragioni della vostra protesta? Allora, partiamo dall'inizio. Non è Confcommercio in primis che non gradisce l'iniziativa, ma sono i nostri associati. Persone che stanno qui 365 giorni all'anno, che tutti i giorni accendono le luci per strada, accendono le loro insegne e tengono cura del loro pezzo di marciapiede. Ora, noi avevamo chiesto una manifestazione che fosse un attimino più sobria. Qui abbiamo Piazza Immacolata che è invasa da braci, friggitorie e quant'altro, quando nella stessa Piazza Immacolata abbiamo diverse attività di ristorazione che vendono lo stesso prodotto. Queste manifestazioni non devono venire a danneggiare chi sta qui per tutto un anno, al massimo devono essere d'apporto. Se poi vogliamo parlare del mercatino, dell'artigianato, chiamiamolo così, tutto artigianato non è. Ci siamo fatti un giro, abbiamo visto che i prodotti non sono solo ed esclusivamente prodotti artigianali. C'era stato detto che lo stesso mercatino sarebbe stato allestito in casette di legno e noi eravamo d'accordo su quello, proprio per creare un'atmosfera adeguata, e invece oggi ci ritroviamo con gazebi di tutti i colori. Noi non diciamo no alle manifestazioni, diciamo no a questo tipo di manifestazioni in questo luogo. Il borgo è grande, offre tanti spazi, tante piazze, c'è la Villa Peripato, c'è la Rotonda, ci sono altri luoghi dove questo tipo di manifestazioni possono essere fatte, dove non danno fastidio alle attività che trattano la stessa merceologia, non danno fastidio ad attività come negozi di abbigliamento che questa mattina sono state costrette a tenere le porte chiuse perché erano invase dalla puzza di frittura. E allora noi chiediamo chiarezza, chiediamo condivisione, perché quando il comune, quando un'amministrazione decide di autorizzare un'attività del genere, dovrebbe consultarsi quantomeno con chi la città la vive tutti i giorni, dovrebbe chiedere quali sono le necessità del commercio di quelle vie e dopodiché cercare di fare la manifestazione che sia tagliata più su misura per quel tipo di via. Cioè, qua siamo nel salotto buono della città, o almeno così ci piace definirlo, però poi nei fatti molte volte ci smentiamo da soli.